questo punto dire che il vincitore della prima edizione è Domenica Del Prete, che verremo qui. Sei la prima vincitrice, preparata e determinata. Sono qui emozionato, sono emozionato perché è la prima volta che faccio questa cosa, ci ho messo veramente tutto il mio impegno, ringrazio tutti voi, mi hai dato tanto, ti faccio il mio più grande in bocca al lupo e continuo così. Sono Domenica, detta Chella Del Prete, e mi diletto nel montare a cavallo, ci provo, è quello che vorrei fare nella vita, e ho avuto il piacere e l'onore di incontrare il meraviglioso equip di Campus Masterclass, e quindi ho deciso di tornare perché una volta non mi bastava. Penso che sia un'esperienza formativa che sia più utile se coltivata nel tempo, non presa singolarmente. E poi perché ho visto che il programma si è ampliato, quindi tutto quello che si è aggiunto per me è molto utile e penso che mi servirà molto. Quindi fra tecnici che si sono rivelati fantastici nella scorsa edizione, coach che si sono aggiunti, non me la sentivo di mancare, sinceramente. È il mio punto debole, io da questo sono capace di montare 8 cavalli al giorno, ma se mi chiedete di fare altra attività fisica non ce la faccio, non proprio, e sono qua per superare questo mio limite, ma so già che sarà un fallimento, cioè, no. Avere l'imprevisto del suo cavallo, ringraziando l'MSC che gli ha dato questa possibilità di avere un cavallo qui a campus, e lei l'ha interpretato bene, ha cercato di conoscerlo più velocemente possibile. Questo fa parte un po' dell'iter di un cavaliere, perché purtroppo può succedere l'imprevisto, l'infortunio, il cambiamento di programma. Quello che un cavaliere deve sapere che quando cambia cavallo deve cercare di ascoltarlo, di interpretarlo, di gestire al meglio la situazione. Sono anche contenta che i tecnici, comunque, sapendo la situazione, non si siano lasciati scoraggiare, non abbiano detto vabbè, non ci concentriamo tanto su di voi perché tanto è fine a se stesso il lavoro, ma hanno detto sei qua, devi fare la gara, lavoriamo comunque, che non è scontato. Tre regole d'oro. Pensa corto. Concentrati solo su ciò che vuoi ottenere. Respira. Sul terzo punto ho dei problemi. Lei ha accettato questa sfida, ma mi verrebbe da dire più che altro che ha colto l'opportunità, appunto, di allenare la capacità di essere dinamica e adattarsi velocemente a delle situazioni, in particolare a dei cavalli diversi. Monta molto bene, secondo me. Cioè, sono tutti ragazzi che hanno bisogno di lavorare per andare avanti, domani questo potrà essere il loro lavoro addirittura, perché comunque ha molta qualità in quello che fa. Finita anche questa volta. L'emozione c'è, è diversa, si è trasformata perché è cambiato proprio l'atteggiamento con cui sono venuta qua. Mi ha dato tanto e devo dire che per me è stata una grandissima soddisfazione. Ciao Chella. Adesso attento. È
È un divertimento, ma credo che il mio obiettivo fondamentale sia quello di riuscire a farne una professione continuando a divertirmi. Non vorrei diventare quell'amazzone che scende a compromessi perché perde la vera essenza dell'equitazione, cioè quello di divertirsi con i propri animali. È andata benissimo, mi sono divertita, devo dire. Mi spiace un po' non aver potuto fare il bagage, perché comunque sono fuori classifica nella gara, quindi nonostante ho fatto zero non posso partire in bagage. Ci vediamo a settembre.